Poi arretrato il 5 di Roini, che poi galoppa via la macchina in velocità. Come da copione la spinge la macchina Rania Hans, scende lungo i birilli con al largo Rudy Boy. Parte alla grande romantica Lux numero 14. Cavalli che affrontano la piegata. Si va al completamento del lancio nell'ordine del 14 e 3. Parte bene anche Rossignol Jet con Villani e anche Royal Pride, che però rimane a largo con il jet di Villani. Si forma già una seconda fila. Completamento dei 400 iniziali, gettonati in 38. Gradue leader davanti alle tribune, e così sul rallentamento ne approfitta e punta in avanti con azione redditizia e senza sbavature il numero 11 di Romy Blessed. 45-8 per l'allievo di Dinardo, che così nuovo leader. Romy al comando, allunga e si distende, prende vantaggio l'uronometro di Caso Tufano Mania con Tony Young in salchi, completa il mezzo miglio iniziale in 1-1,5. Cavalli sul penultimo rettilineo. Si migliori numero 8 Rolls degli Ulivi con Manzone che va in terza posizione. Si va alla chiusura a getto naturale del chilometro in 16:7:15 e un asterisco la frazione di fronte. I cavalli affrontano la curva finale con Romy Blessé in vantaggio. Allunga e si distende ancora bene il leader, poi Rania Hans, poi l'arrivo di Manzoni, galoppa il 7 di Rossignol Jet. Completamento della curva finale, retta d'arrivo, si distende ancora il leader, ma deve essere sostenuto, mantiene il comando su Rania Hans. Romy Blessé in vantaggio, Rania in seconda posizione, mantiene il comando. I cavalli sono in zona traguardo, manca il tempo, manca il tempo. Tony Young, facile. Terzo il numero 8 di Ross degli Ulivi. 2:1,7 sul mio cronometro, 2:21 in chiusura, tanto valeva probabilmente la quota di questo cronometro targato Blessé, ma la targa, la griffe anche di Tufano Mania, Tony Young, che completano questo pomeriggio al Garigliano. Bene bene la Rania Hans con Marucci, bene anche questa di Manzoni, questo Manzoni che si chiama Ross degli Ulivi. Grazie per l'attenzione, da Salvio Cervone, Luigi Migliaccio, alla prossima, venerdì prossimo, per il momento è tutto dal Garigliano, linea alla regia.